Violina numero uno. Arriva anche l'appuntamento con la moda, quelli della moda, la rubrica della nostra Naomi T, eccola qui. Eccoci, noi siamo sempre quelli della moda del venerdì. Ciao Francesca. Ciao cara. Bentrovati a tutti, è la settimana di Pasqua, quindi cominciamo a creare dei look anche per rinnovarci, perché la primavera poi ti porta quella voglia, quel desiderio di nuovo, sì, di fare qualcosa di divertente, di prenderti cura di te stessa, è una cosa bellissima. Allora, parliamo un attimo di quali sono le tendenze per questo 2024, che sta cambiando completamente forma rispetto a quello che abbiamo visto fino ad ora. La tendenza è quella, dalle sfilate che stiamo vedendo e quindi la progressione di come andranno poi le cose quando le vedremo sui negozi, è di una nuova borghesia riguardata, ovviamente ricalibrata, ma comunque molto chic. Hai presente le ragazze di Gossip Girl? Sì. È stata una delle serie sicuramente più cult degli anni 2010 più o meno. Allora, le ragazze erano ricchissime, fighissime, perché Serena van der Woods aveva una allure che era fantastica. Lei intanto ha fatto in tempo a sposarsi con Ryan Reynolds, ha fatto figli, bellissima, ma il suo mood nella serie è un mood a cui ci si sta ispirando molto. Lei aveva sempre questa quest'aria trasognante, un po' beau chic, i suoi cappelli, sì, le cravatte, l'abito corto, era fighissima. Al contrario della sua amica Blair, che invece era tutta precisa, con le calze colorate, esattamente quello che abbiamo rivisto da Miu Miu, quello che abbiamo visto da Chloe, cioè il cappello. Ci sono quindi degli accenni che ci riportano ad una donna dell'Upper East Side newyorkese, riguardata, rivisitata, ma comunque molto attenta. Abbiamo un po' messo da parte quindi la tuta, la sneakers, eccetera eccetera, e stiamo tornando a rivestirci con dei bellissimi stivali, dei cuissard, lo short, la pancia nuda, abiti appunto lunghi, larghi, setosi, bohemian, chic, eccetera eccetera, perché stiamo tornando da questa a questa tendenza, perché per tanto tempo, con il Covid, con il fatto che abbiamo lavorato da casa, ci siamo rilassati. Allora la moda sta cercando di riportare in strada gli abiti e non solo le felpe e quindi tutto quello che era troppo comodo. Quindi la vera novità finalmente è vestirsi, cioè per assurdo sta tornando di moda vestirsi. Ci piace molto perché sicuramente potete attingere, si può attingere dall'armadio anche delle vostre cugine più d'antan. Per esempio nel mio armadio ci sono delle cose fantastiche, io sarei la cugina d'antan, perché alla mia età ho delle cose che nel 2000 andavano benissimo, adesso non sono più, sono un po' age e quindi alcune cose non le metto più, ma è bellissimo tornare a indossare degli abiti che a volte, siccome è passato troppo tempo da quando li abbiamo indossati, quindi abbiamo un po' perso quell'aplomb, ricominciare ad avere quell'aplomb è sicuramente una cosa molto bella. Forse se io penso alle ragazze che ora hanno 22, 23, 24 anni, non hanno neanche avuto la possibilità ancora di indossare un certo tipo di dress code. Perché? Perché sono stati anni particolari. Quando noi, io a quell'età indossavo delle robe spaziali, cioè proprio non te lo posso dire quello che non mi mettevo a 24-25 anni, ma con questo cambiamento storico in effetti c'è stato anche un rallentamento per quanto riguarda la crescita dello stile, del modo di essere di questa generazione di ragazze che abbiamo tenuto in casa in ciabatte e tuta. E quindi hanno bisogno loro del loro momento e di capire se possono essere anche loro una Serena, che ci piaceva tantissimo, cioè ci piace suo marito, ma anche lei ci piace veramente tanto. Quindi se ne avete l'occasione, guardate un po' i suoi look, andate a vedere come si può trarre ispirazione
perché la costumista è stata bravissima a creare quel personaggio, e magari andate a spaziare negli armadi delle donne che avete intorno per poter replicare alcuni dei suoi look che erano davvero davvero finissimi. Provate questa primavera, a Pasqua, a fare un look alla Serena. Ciao Franceschina, buon weekend, ci vediamo venerdì prossimo, bacione a tutti, ciao! Un bacione a te, grazie mille, i tuoi consigli di stile sono sempre imprescindibili. Per una passeggiata sempre in contatto con la realtà quotidiana, ascolta Radio Linea numero 1, la radio che ascolti e vedi.